18:32, buon martedì sera dagli studi di TG2000. Tre giorni dal viaggio in Egitto, Papa Francesco, in un videomessaggio trasmesso dalla TV egiziana, auspica che la sua visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente. Bergoglio spera che il viaggio sia anche un contributo al dialogo con il mondo islamico e con la Chiesa copta ortodossa. Sentiamolo allora il Papa nel servizio di Cristiano Caricato. Caro popolo d'Egitto, assalamu alaikum, la pace sia con voi. Esordisce in arabo Papa Francesco nel videomessaggio che questa mattina ogni egiziano ha potuto ascoltare dagli schermi TV. Prima di volare al Cairo venerdì prossimo per il suo viaggio nel paese del Nilo, il pontefice si presenta come pellegrino di pace, colmo di gratitudine per chi lo accoglierà, desideroso di portare consolazione a chi soffre a causa della fedeltà al Vangelo. Sono davvero felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel paese che diede più di 2000 anni fa rifugio e ospitalità alla Sacra Famiglia fuggita dalle minacce del re Erode. Una terra sacra, quella egiziana, in cui il Papa arriva per abbracciare e incoraggiare tutti i cristiani del Medio Oriente, ma anche per portare un messaggio di fraternità e riconciliazione tra i figli di Abramo. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto-ortodossa. Parole attraversate dall'urgenza di costruire ponti e relazioni, dialogo e amicizia in un mondo assetato di riconciliazione, dilaniato, ricorda il Papa, dalla violenza cieca. La strage della Domenica delle Palme è nel cuore del pontefice, ma anche la testimonianza di misericordia e amore che i copti brutalmente colpiti hanno saputo dare. Della loro fede, sembra dire, ha bisogno l'Egitto. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi. Ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. Vediamo allora come l'Egitto, terra del sole e dell'ospitalità, così come l'ha definito Francesco, si sta preparando all'arrivo del Papa. Ce lo racconta il nostro inviato al Cairo, Maurizio Rischino. Vogliamo esprimere lo stesso messaggio del nostro Santo Padre, il messaggio della pace. Cantare la pace per l'Egitto in quattro lingue, arabo, latino, francese e italiano. Cantare davanti al Papa che arriverà in Egitto venerdì. Cantare davanti al mondo. Sarà un'emozione unica per la Corale San Giuseppe, il coro della parrocchia cattolica di San Giuseppe al Cairo, animare i canti della messa che Papa Francesco celebrerà sabato mattina alle ore 10 nello stadio dell'aeronautica militare, sempre nella capitale egiziana. Il Papa viene in Egitto per la pace. E noi vogliamo semplicemente cantare per la pace. Francesco al Cairo è un messaggio di pace per tutto l'Egitto che sta soffrendo per gli attentati alle comunità cristiane e per i ripetuti tentativi dei terroristi di minare i rapporti tra musulmani e cristiani. Questa visita può aiutare all'unità nazionale? Sì, credo specialmente in questo periodo, sì, perché c'è molte... La situazione non è molto bella, adesso credo che è molto importante. I cristiani copti ortodossi sono il 10% su circa 91 milioni di egiziani. I cristiani cattolici invece appena lo 0,3%, cioè circa 270.000 in un paese grande tre volte l'Italia. Il resto della popolazione, quasi il 90%, è musulmano. Ma per la Corale San Giuseppe le proporzioni confessionali spariscono quando c'è da farsi interprete di un messaggio unico, la pace per l'Egitto. A maggior ragione quando c'è da sostenere la voce del Papa nella loro terra.
Rientriamo in Italia, dove oggi si celebra il 72esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Mattarella fa appello all'unità e invita a ricordare la resistenza senza odio né rancore. Non sono mancate però le polemiche. A Roma per la prima volta i cortei si sono sdoppiati per motivi politici, mentre a Milano si sono registrati momenti di tensione fra antifascisti e Forza Nuova. Il punto con Augusto Cantelli. Tra polemiche e divisioni anche il 72esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e all'insegna della contrapposizione, sebbene il capo dello Stato Sergio Mattarella da Carpi, dove ha visitato il campo di concentramento di Fossoli, faccia appello all'unità. L'insieme di tutte queste fu la resistenza ed è per questo che ancora oggi, senza odio né rancore, ma con partecipazione viva e convinta, ricordiamo quegli eventi. Ma la frattura più profonda si è consumata a Roma, dove le manifestazioni si sono divise. Nella capitale si sono svolti due distinti cortei, uno dell'Ampi, dove spiccava l'assenza del PD, presente invece in quello della Brigata Ebraica, che come lo scorso anno non ha partecipato per la presenza delle organizzazioni palestinesi alla sfilata dei partigiani. A mio avviso chi contesta la Brigata Ebraica è incompatibile con i valori della libertà, perché non c'è solo un disconoscimento storico, ma anche la negazione dei veri diritti comuni per i quali siamo qui oggi, quindi non abbiamo nessun problema alla partecipazione della Brigata Ebraica a questa manifestazione. A Milano invece, dove il corteo è stato unitario, non sono mancati momenti di tensione. La Brigata Ebraica anche in questa occasione è stata oggetto delle contestazioni dei movimenti anti-israeliani e filo-palestinesi. All'Italia, dopo il no dei dipendenti al piano di salvataggio aziendale, l'ex compagnia di bandiera si avvia per la seconda volta nella sua storia al commissariamento. Al momento i voli non si fermano, assicurano i vertici, ma quali scenari si prospettano adesso? Giorgio Schiavoni ne ha parlato con Mario Sebastiani, economista dell'Università Tor Vergata di Roma. Dopo il no dei dipendenti al preaccordo del 14 aprile, la questione all'Italia è ora in mano al governo. I principali azionisti della compagnia aerea infatti hanno confermato che non tireranno fuori neanche un euro in più e il consiglio di amministrazione della società oggi ha avviato l'iter per il commissariamento. Una procedura molto complessa perché richiede l'intervento del tribunale, un periodo di osservazione per verificare se esistono le condizioni per una rilancio e un piano di ristrutturazione di cui francamente ho difficoltà oggi a vedere la possibilità, considerato anche che tutti gli altri piani finora sono falliti. Quindi una situazione molto difficile che non garantisce nemmeno la continuità immediata dell'azienda, perché l'azienda ormai è priva di liquidità e quindi non è in grado di pagare i fornitori, a cominciare dal carburante. Ma in queste ore da Bruxelles si apre anche all'ipotesi di un intervento finanziario dello Stato, purché non si violino i principi del mercato e della concorrenza. Considerato che gli ultimi aiuti di Stato, quelli come dire effettivamente autorizzati dalla Commissione, sono stati erogati oltre 10 anni fa, è possibile teoricamente ricorrere alla via di una nuova iniezione di capitali pubblici. Il punto è intanto se il governo è disposto a farlo. La seconda condizione è se questa nuova iniezione di liquidità pubblica serve a dare ossigeno per 1 o 2 anni e poi ritornare alla situazione di prima. Io temo che questo sia il caso. E veniamo alla liberazione di Gabriele Del Grande, il documentarista italiano fermato per 2 settimane in Turchia. Oggi vediamo le immagini in conferenza stampa. Gabriele ha raccontato i suoi giorni di prigionia. Io sono il numero 175, il caso più fortunato, ha detto, ma i giornalisti in carcere in Turchia sono 174 e faccio appello perché liberi tutti i giornalisti. Sono ancora tanti i dubbi attorno al suo arresto. È stata una situazione di sospensione del diritto, ha proseguito Gabriele, anche perché né io né i miei avvocati abbiamo avuto a oggi accesso al fascicolo e quindi non so dirvi il perché del mio fermo. Di certo, ha aggiunto, non ero intenzionato ad andare in Siria, non sono stato fermato al confine o nei pressi del confine. Ho avuto un trattamento dignitoso, fermo restando che sono stato privato della libertà ancora Del Grande.
In Francia adesso, dove i due candidati alla presidenza, Macron e Le Pen, si sono ritrovati stamattina faccia a faccia per rendere omaggio alla gente, Hugelet, vittima dell'attentato della scorsa settimana sugli Champs-Élysées. Clara Iatosti. La Francia si stringe per ricordare Xavier Jugelet, il poliziotto ucciso giovedì scorso a Parigi, l'ultimo caduto nella guerra contro il terrorismo. Il presidente Hollande chiede di restare uniti ed invita alla commemorazione i due candidati a succederlo all'Eliseo. Macron e Le Pen non mancano all'appuntamento. Il messaggio è chiaro e forte. Il paese è uno. Per la prima volta è un familiare a parlare in memoria pubblicamente e lo fa Etienne Cardiles, compagno di vita da 4 anni dello sfortunato caduto. A cet instant, a cet endroit. In questo momento, in questo luogo, afferma commosso, è caduto il peggio. Per te, Xavier, e i tuoi compagni. È uno di quei momenti che tutti temono e speriamo non avverrà mai. Quando le prime notizie, ha proseguito Etienne, hanno informato i parigini che un attentato avveniva sugli Champs-Élysées e un agente era stato ucciso, una piccola voce mi ha detto che eri tu e mi ha ricordato quelle parole gentili e consolatorie: non avranno il mio odio. Non ho questo odio, Xavier, perché tu non odiavi. In un attimo sono tornate alla mente le frasi pronunciate da Antoine Léry, il marito di Hélène, rimasto solo con il loro piccolo Melville dopo l'uccisione della moglie nell'attacco al Bataclan il 13 novembre 2015. Rimarrai nel mio cuore per sempre, ha concluso Etienne. Restiamo degni e vigiliamo sulla pace. Difendiamo la pace. Silenzio nel cortile d'onore della prefettura. Ancora tensioni fra Stati Uniti e Corea del Nord. Trump invia un sottomarino nucleare nel giorno in cui Pyongyang festeggia gli 85 anni della fondazione dell'esercito. Antonio Soviero. Il sommergibile nucleare USS Michigan, armato però con missili convenzionali, è arrivato nel porto di Busan. Eccolo mentre si avvicina alla banchina. È la nuova mossa di Donald Trump per aumentare la pressione su Pyongyang dopo l'invio della portaerei nucleare Carl Vinson. Il sottomarino arriva proprio nel giorno delle celebrazioni dell'85esimo anniversario dell'esercito nordcoreano, per il quale si attende un nuovo test nucleare da parte del regime di Kim Jong-un. La tensione è altissima con la Corea del Nord che minaccia un attacco senza preavviso. Se Stati Uniti e Corea del Sud continuano la preparazione incauta di un attacco preventivo, il Nord ne lancerà uno senza preavvisi per punizione, trasformando le loro terre in inferni ardenti, avverte Pyongyang. Difficile capire con certezza le reali intenzioni del presidente USA. Da una parte invia portaerei e sommergibile, dall'altra continua a chiedere alla Cina di risolvere il problema. I segnali farebbero pensare ad un attacco improvviso come in Siria. Domani Trump ha convocato l'intero Senato, maggioranza e opposizione, alla Casa Bianca per un briefing dei vertici militari sull'emergenza nordcoreana. Un evento rarissimo che suscita malumori tra i democratici e che farebbe pensare proprio al peggio. Cambiamo argomento, parliamo dell'allarme morbillo che cresce in Italia con oltre 1300 contagi in un anno. Il nostro paese è secondo in Europa dopo la Romania. Manca un'adeguata copertura vaccinale, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Maria Sara Farci. Secondo il piano nazionale prevenzione vaccinale sarebbe dovuto essere eradicato già nel 2015, ma a 2 anni di distanza il morbillo in Italia continua a essere un virus attivo e contagioso. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono infatti già 1.387 i casi registrati nell'ultimo anno nel nostro paese, il 22% del totale dell'intero continente europeo. Davanti a noi solo la Romania. Un dato preoccupante se si pensa che il morbillo rappresenta una delle più importanti cause di morte in età pediatrica e adolescenziale. I dati parlano chiaro. Nel 2015 più di 134.000 bambini sono morti a causa di questa malattia infettiva, circa 367 morti al giorno, 15 ogni ora. I vaccini risultano essere l'unica arma per una vera prevenzione, come dimostrano i dati tra il 2000 e il 2015, dove la vaccinazione ha evitato circa 20,3 milioni di morti, favorendo un calo dei decessi per morbillo del 79%. In un comunicato congiunto, il commissario europeo per la
Salute e il direttore regionale dell'OMS per l'Europa spiegano che negli ultimi 60 anni i vaccini hanno salvato più vite di bambini rispetto a qualsiasi altro intervento medico. Vaccino che in Italia, per il morbillo, non è obbligatorio, ma raccomandato dall'autorità sanitarie, che viene somministrato ai bambini tra i 12 e i 15 mesi di vita insieme al vaccino per la rosolia e la parotite, con un richiamo a 5 o 6 anni di età. E in occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, la Società Italiana di Pediatria ha aperto un filo diretto tra genitori e medici per chiarire tutti i dubbi sulle vaccinazioni. Chi vorrà saperne di più potrà contattare i pediatri della SIP fino al 28 aprile dalle 12 alle 14. Stefania Squarcia adesso ci porta a Focene, alle porte di Roma, dove c'è una spiaggia per disabili nata 6 anni fa per volontà di Don Massimo Consolaro, che ha recuperato un arenile rimasto in disuso per decenni. La spiaggia riaprirà a giugno per la stagione estiva. Vediamo. Si avvicina la stagione delle vacanze, un periodo di svago e di relax per tutti, o meglio quasi per tutti, non per i portatori di disabilità, spesso esclusi dalla possibilità di viaggiare, trovare un albergo idoneo o anche solo di raggiungere il mare per riuscire a nuotare. Fa eccezione lo stabilimento La Madonnina a Focene, sul litorale laziale, già da 6 anni accessibile a chiunque, a disposizione soprattutto di persone con disabilità. Riapre il 1° giugno, così presto sarà estate anche per loro. Non ci sono barriere architettoniche, ma soprattutto non ci sono barriere di rapporti interpersonali. Qui non è un ghetto per i disabili, questa è una spiaggia dove abbiamo centinaia di giovani. Quello che ci dicono i disabili quando vengono qui è che si sentono normali, che si sentono accolti, non si sentono gli occhi addosso. State lavorando per prepararvi ad aprire? Sì, ogni anno partire è difficile perché apriamo sempre con le nostre forze, con le nostre braccia, non abbiamo imprese che ci aiutano. Qui lavorano uomini e donne che frequentano la vicina parrocchia, l'unica in zona, c'è chi fa la spesa e chi cucina. I ragazzi sistemeranno la statua della Madonnina, a cui è intitolato lo stabilimento di Via degli Atolli, su uno scoglio all'ingresso. Un'iniziativa così nobile e utile che è giunta all'orecchio di Papa Francesco, che ha deciso di dare una mano all'associazione San Luigi Gonzaga, che gestisce la struttura per coprire le spese dell'affitto annuale della spiaggia. Papa ha dato attraverso delle elemosiniere questo contributo che ci ha sorpreso ed è un sostegno innanzitutto economico ma soprattutto morale, questo dà una spinta in più. Un lavoro di squadra che diventa servizio. Il peso del corpo come morto in mare trova una grandissima leggerezza e loro, anche persone ultra novantenni, portiamo in mare e vediamo delle esperienze straordinarie, cioè vediamo che loro, cioè, ci sono alcuni che gridano dalla gioia. Non vorrebbero più uscire da là. Questo è uno dei problemi che abbiamo. Abbiamo 2 job che sono le sedie con cui portiamo i disabili in mare e a volte diremo se le rubano l'uno con l'altro, ma tornano bambini. Beh, certo, siamo tutti bambini qui, siamo tutti bambini, siamo qui per imparare a diventare bambini. Le parole di Papa Francesco a Santa Marta: l'annuncio del Vangelo va fatto con umiltà, vincendo la tentazione della superbia. Lo sentiamo. E perché è necessaria questa umiltà? Proprio perché noi portiamo avanti un annuncio di umiliazione, di gloria, ma tramite l'umiliazione. E l'annuncio del Vangelo subisce la tentazione del potere, la tentazione della superbia, la tentazione delle mondanità, di tante mondanità che ci sono, e ci portano a predicare o a recitare, perché non è predica, un Vangelo inacquato, senza forza, un Vangelo senza Cristo crocifisso e risorto. E per questo Pietro dice vigilatevi, vigilate, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi devorare.
resistette gli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E questa messa a Santa Marta, stamattina Papa Francesco, nel giorno della festa di San Marco, fondatore della chiesa di Alessandria d'Egitto, ha voluto dedicarla al patriarca dei Copti, Tavadros II, e a tutti i fedeli copti che incontrerà fra tre giorni nell'atteso viaggio apostolico. Chi era San Marco? Ripercorriamo la sua figura, la sua storia, nel servizio di Nicola Ferrante. Allora i discepoli, abbandonatolo, fuggirono tutti. Un ragazzo però lo seguiva, avvolto solo di un panno di lino sul corpo nudo. Tentarono di afferrarlo, ma egli, lasciato cadere il panno di lino, se ne fuggì via nudo. Quel giovinetto è Marco, non hanno dubbi gli studiosi, solo il suo Vangelo riferisce di quell'episodio nel Getsemani in cui lui è appena diciottenne, l'ultimo ad abbandonare Gesù, ma anche il primo a scrivere del risorto, tanto che il suo Vangelo è considerato la base per tutti gli altri. Ma chi è Marco? Perché è patrono di Venezia? Perché è venerato anche in Egitto, proprio nella cattedrale a lui intitolata dove è atteso pellegrino Papa Francesco? Pregevole concreta sull'evangelista rappresentato da un leone con il Sacro Testo, una catechesi di Paolo VI di 50 anni fa. Era il 25 aprile del 67. Papa Montini sottolinea il legame fra Paolo e Barnaba, di cui era cugino. Marco segue Paolo fin nella Panfilia, nota Paolo VI, ma poi, forse impaurito, lo abbandona e se ne torna a Gerusalemme. Paolo ne resta addolorato, tanto che non lo vuole più come compagno di viaggio, dice Montini. E ancora, i rapporti fra Pietro e Marco. Paolo VI conferma la linea degli studiosi, secondo cui Marco, di fatto, raccolse la narrazione orale di Pietro a Roma. Lo confermano i numerosi particolari da testimone oculare che riferisce, dettagli molto concreti e perciò autorevoli. Poi Marco lascia Roma e va in Egitto. Lì è riconosciuto come fondatore della chiesa di Alessandria, quella copta appunto, che dunque lo venera con intensità. Quella che vedete è la basilica di San Marco al Cairo, che custodisce alcuni frammenti del corpo di Marco. L'evangelista subì il martirio ad Alessandria d'Egitto, era il 25 aprile. Il suo corpo trascinato per la città, la cattedrale di Alessandria, ne vedete la cripta, lo custodì fino al IX secolo. Nell'828 alcuni mercanti della Serenissima trafugano il suo corpo, lo portano in Italia, dove oggi riposa nella Pala d'Oro sul presbiterio della Basilica Veneziana. Ma alcuni frammenti di quelle reliquie furono restituite proprio da Paolo VI alla Chiesa Copta nel 1968. In queste rare fotografie il patriarca copto, Papa Cirillo VI, appena rientrato in patria, col prezioso dono stretto tra le mani. E siamo al TG Post, oggi vi proponiamo la testimonianza di Monsignor Gianfranco Todisco, qualche problema tecnico, vescovo di Melfi, che presto lascerà il suo incarico episcopale per tornare, abbiamo intravisto il post, per tornare, dicevamo, a fare il missionario, un desiderio che il presule aveva espresso in una lettera autografa inviata nel novembre scorso a Papa Francesco, che dopo averci pregato su ha detto sì alla sua richiesta. Dopo di noi, attenti al lupo, TG 2000 torna alle 20:30, vi lascio dunque al TG Post che abbiamo intravisto e all'intervista di Cristiana Caricato a Monsignor Todisco, nelle sue parole la gioia di poter dedicare nuovamente alla missione tutte le sue energie che, nonostante l'età, dice, sono ancora buone e possono ancora fare tanto bene. E allora vi auguro buona visione con il nostro TG Post.